Questo gioco si chiama Life, Wait, Life is Beautiful. Allora, sono pronto per piangere, ho bisogno proprio di... Poi quando io e te giochiamo insieme ai giochi, la possibilità che ci commuoviamo è altissima. Suicide Bridge, il ponte dei suicidi. Il ponte dei suicidi. Vediamo se qualcuno si affaccerà. Se si farà vedere qualcuno stanotte. Passato, lui... Io non vedo cosa sulla testa perché c'è un palo davanti. C'è un punto interrogativo. Good evening. Hey, hold on. I know you. Scusate, ma io mi triggero. Perché hanno messo gli emoji sulla testa? Vabbè, ma penso che poi devi... Sì, ma c'è un palo davanti, ma come cazzo... Ah, sei il tizio che parla con le persone che si suicidano. Ogni volta che viene ritrovato un corpo, è interessante sta coincidenza, perché tu stai sempre qua quando la gente muore. Non capisco, sto soltanto provando ad aiutarli. Non gliene frega nessuno di queste persone. Questi stupidi segni. Qual è il punto? Nessuno se ne fotte un cazzo di questa gente. Ascolta, amico. Farei meglio a stare attento. Ti tengo d'occhio, cioè, porca. Quindi? Comunque già mi sta a salire la commozione. Back off! Ah, ok, quindi dobbiamo rispondere. Ah, vabbè, stai lontano, ragazzo. Wait, life is beautiful. Salviamo sta gente. Tu che gli diresti a uno che si vuole suicidare? Questo è per sensibilizzare al suicidio, quindi facciamo i seri. Giusto. Vabbè, diciamo di che sta, tipo... Si sta... Ah, sta perdendo la sua... Dobbiamo muoverci. Think fast. What do you mean? Che intendi? Ma tutto il mio plotone è morto. Questo è un soldato. Sono l'unico che è sopravvissuto. Sono stato ferito nell'esplosione. E poi ho combattuto per andarmene. Mentre gli altri ragazzi. Allora dobbiamo dirgli: o fatti una vita, non ti preoccupare. O gli dobbiamo dire: ai tuoi compagni farebbe piacere che tu rimani. Dai, i tuoi compagni vorrebbero che tu fossi vivo. No, non importa più. Tutto quello che riguarda è il dolore. Questo non è vivere, è solo esistere. No, non possiamo dire. È la tua famiglia. Poi ci dirà: sono morta. Tu non sei responsabile per la morte dei tuoi amici. Togliamogli la responsabilità di dosso. Dai, deresponsabilizziamo. Ma siamo a perdere sempre, perché vedo lo schermo fa così. No, l'ho lasciati giù. Andiamo a... Wait, life is beautiful. Perché ridi? L'abbiamo sbagliata. Non hai idea di quello che sto parlando. Di cosa sto parlando. I've seen your face before on the news, I think. Ah, l'abbiamo visto, vabbè, dai, giochiamoci. No, la puttana, non ne abbiamo azzeccata una. Ho visto la tua faccia. Mi chiamano Butcher, macellaio. I poliziotti mi stanno cercando da 20 stati. Perché ti chiamano il macellaio? Vai. Ma magari questo da... Bah, no. Abbiamo sbagliato anche questa. Ah. Perché io uccido le persone, ecco perché. Sono 40 uccisioni, ho fatto, 40 cadaveri. Quindi che cosa pensi? Vuoi ancora parlare con me? Uno, chiamiamo la polizia. No, si butterebbe. Almeno hai un... Rimorso. Ti sei pentito? Secondo me come riparla, No, ride, abbiamo sbagliato purtroppo. Saremmo dei poliziotti strepitosi. È come se fossi all'inferno, guardo le loro facce, le facce delle mie vittime. Mi vengono a torturare ogni notte, non posso farlo più. Ah, ok. È disperato perché... Perché abbiamo sbagliato, è giusto, no? Sì, quindi suppongo che tu ti senta dispiaciuto per quello che hai fatto o qualcosa del genere. You need to turn yourself in. Non abbiamo azzeccato niente. Sì, I'm done with it. Ne ho abbastanza, vai. Oppla! Piando e si è ucciso. Vabbè, questo sono orgoglioso. Però mi piace come... Poi siamo anche bravi. Fight, life is beautiful. Sono signor Rana. Qual è perché il tuo lui nome? Parla dalla rana. No. Oggi impariamo a saltare. Ok, vai alla terza. Come fai senza muovere le labbra? Porca puttana, le stiamo sbagliando tutto. Ma non so se è giusto. Probabilmente è una scelta. Probabilmente è Mr. Frog che si vuole suicidare. Sì, lui sta bene. Di che cazzo parli? Oppure Mr. Frog, aspetta, non farlo. Abbiamo capito. Tu hai bisogno soltanto di due cose. Un perdente e una rovinata. È una vita rovinata. Andiamo, Mr. Frog. Pensa ai bambini che ti amano. Porca puttana, oh, questo si ammazza. Siamo stati rapidi. Essere onesti, secondo me moriranno tutti. Non ci sarà nessuno che riusciremo a salvare.
Vabbè, essere o non essere, questo è il problema. Questa è partita con romanticismo. No more, ma si può dare la carne si sta consumando. Vabbè, però sta facendo. Cioè, voglio dormire, dormire, morire, dormire. Beh, muori, mi hai rotto i coglioni. Hanno creato l'NPC che Nicola non vede l'ora che si uccida. The insolence of office, the patience, the merit of unworthy takes. When... Madonna mia, che palle! Non so molto di poesia, è stato bello, è stato bello. Però aspetta. Allora, cominciamo a... Noi avremmo risposto... È molto, è, stato, bello. È molto bello. E lei ci avrebbe detto poi... La poesia vivo là vicino merda. A quella sera. No, noi... No, la vita è una merda, anche a me fa schifo la poesia, perché tanto non vanno tutti a finire così. È stato differente. Non ha tremato lo schermo. Ci incontreremo di nuovo. L'abbiamo salvata! Ma secondo me lei non era convinta perché non ha attraversato il ponte, si è solo messa a sedere. Si è seduta però, madonna. Però, il nostro primo successo. Aspetta! La mia vita è stata così stupida, quindi lui si sente insignificante. Why do you... Dai. Oh, però è fastidioso sto fatto. Pensavo di aver fatto tutto bene. Sono andato in un college prestigioso, un buon lavoro, mi sono sposato con una bella ragazza, ho avuto un paio di bambini che zampettano per casa. E tutto a un tratto ho iniziato a pensare qual è il punto. Madonna, che cazzo dici, Ando? Ogni risposta è sbagliata. Vai la terza. Esatto. Nella mia intera vita non è niente se famiglia, lavoro, casa. Non ricordo nemmeno quando ho fatto qualcosa per me stesso. Cosa volevo per me? E cosa vorresti invece? Dai, facciamolo parlare. Niente di questo ha un significato. La mia vita è... Che ne dici se ti pago e mi lasci in pace? Certo. Non mi dispiacerebbe di diventare un po' ricco. Oh, sei andata sempre male. Buttati, almeno dai, ci vediamo tu sola. Spediamoci i soldi, No, tu figlio di puttana. Bitemi, mordimi. Vabbè, sarà un modo, sarà o prendimi. No, sarà un modo di dire, come diceva Pietro in culo. Però è carino, cioè, sto gioco ce l'ha il concept. Mi dispiace che in inglese sarebbe più divertente in italiano, perché faccio fatica a comprendere qualche termine. Aggiorno 6-0. Un mezzo secondo. Oh, madonna, un disastro. Senti, cerchiamo di salvarne almeno. Sono curioso di salvarne. Sì, voglio vedere se... Allora, questo non ha mai servito a niente. Avevo il 2. Madonna. Però stiamo diventando più veloci, hai visto? Headshot! Questo è il... Il maniaco. Parliamo, ok? È incredibile. Proviamo a migliorare la seconda. Let's talk, ok? Il tizio con la rana, aspetta. Allora, Mr. Frog, ok. Mr. Will's right hand. Diciamo che noi siamo la mano destra di Will. Siamo in Candy Cup. Bisogna prenderlo sul serio. La prima, dai. Mannaggia la puttana, osso. Ma si butta subito. Vedi prima quanto siamo andati avanti con i dialoghi? Ora stiamo a fare la speedrun. Però questa qua è fastidiosa, eh. Almeno sta su skip da qualche parte. Veramente mi suicido io. Potessi farti età subito. Non so molto di poesia. È stato bellissimo. Secondo me la triggeri con "è stato bellissimo" e le dice "no, è stato bellissimo, sono un cane a recitare". Allora va, non so niente. Così lei ti può insegnare. No. A questo punto mi... Allora lei tornerà lungo tutto il gioco e attaccherà i siluri come questo. Vabbè, questo è quello che ha annoiato della sua vita, perché è una vita normale, ripetitiva, con i bambini che scalpettisciano in casa. O non è questa la vita, oppure un sacco di gente sarebbe... No. Probabilmente ha bisogno di risposte, tipo, non è tutto questo della vita. Proviamo. Che ti fa... Bam.
ma non sono tutte sbagliate, sono tutte sbagliate. Vogliamo fargli la cosa? Beh, se la mia vita fosse la stessa, probabilmente... Mi butterei. No, dai, si diventa per sotto. Non mi stupi. Vai, dai, non essere stupido, la tua famiglia ti aspetta. Oh, but just pay you and... Non mi puoi comprare, dai, non mi puoi comprare. Oh, madonna. È tutto finito, che altro posso fare in questa vita? La vita è piena di stazioni, go to Vegas and blow some steam, no? Maybe you just need a break. Questo è più semplice, però Lobby magari gli suggeriamo una cosa. Vedi, funziona. Allora, posso proporre il gioco dell'anno? Noi è andato. L'ho salvato. Posso proporre il gioco dell'anno? Noi lo compriamo e poi ci facciamo le sfide. Un morto a testa. Vediamo chi ne salva di più. Vabbè, ragazzi, molto carina l'idea. Un po' abbiamo criptico, una sola. Un po' criptica la modalità di interazione, perché a volte non sai proprio a cosa aggrapparti, non vedi le espressioni facciali. Questo sarebbe un gioco che è fatto alla Eleanor. No, ma comunque sarebbe molto complesso, devi fare come troppi modelli, troppi. Però capito, qui non puoi appenderti a nulla. Qui devi appendere al filologico, che a volte non funziona perché stai parlando con delle persone mentalmente fragili. Quindi, beh, ragazzi, fateci sapere se voi siete riusciti a non ucciderli, tanto la demo è gratis. Però è carino, cioè, ripeto, c'ha qualcosa che può funzionare effettivamente. Sì. Molto da live. La musica romperò per il cazzo dopo un po'.